sicuramente. Questa collaborazione invece con i bravissimi Technogod com'è andata? Molto bene. Bene, abbiamo pensato a loro perché volevamo qualcosa di diverso, nel senso che loro, sai, fanno musica elettronica, sì, sperimentano molto con nuove tecnologie, così. Anche con nuovi suoni, nuovi che comunque suoni è una cosa molto, che a voi piace, infatti, molto. E noi nascevamo un po' da una sperimentazione con rock, ci sembrava una produzione interessante quella con loro. E abbiamo provato e mi sembra che il risultato sia abbastanza positivo. Sicuramente, sicuramente. Sentiamo cosa ha da dire Claudio con tutte le nostre amiche che lì, sì, allora, fervono. Cosa fanno? Fervono. Ah, fervono, va bene, sono tutti infervorite. Io avrei, infatti, la mia prima amica, eccola qua, come ti chiami? Stefano. Stefano, carissimo Stefano. Allora, vai, a te una domanda e a chi in particolare delle ragazze? Tutte? Sì, tutte vai, insieme. Spara. Io volevo domandare... Tu sei il cantante dei Black Crowes? No, no. Sono familiare. Quando si vede un gruppo di donne che suonano, viene subito in mente le Four Non Blondes o le L7. Volevo sapere fino a che punto potete essere state ispirate a questa musica. C'entra niente, va bene. C'entra, ma forse una di quelle domande che non riuscite mai ad evitare, ho l'impressione. No, infatti, vabbè, ovviamente suoniamo del rock, quel certo tipo di musica, siamo influenzate da questo tipo di musica. Come immagine siamo noi, non abbiamo preso spunto da niente se non da noi. Siamo musicisti prima di tutto, non è una scelta di immagine, ma una scelta molto più profonda, per cui siamo ispirate molto da noi stesse, nei testi si vede, nella musica si vede, parliamo sì sicuramente del mondo femminile o perlomeno dei problemi che ci sono nel mondo dal punto di vista femminile, che è un punto di vista molto particolare, per cui siamo soprattutto ispirate da noi, anche se la musica, diciamo, è tutta una grande ispirazione, sia dai gruppi, siamo ispirate sia dai gruppi di donne, ma anche dalla musica in generale, dal rock in generale, da quello che viene dall'America, da quello che viene dall'Italia, anche perché in Italia ci sono un sacco di gruppi. È vero. Molto interessanti. Santi, di donne. Oltre di donne, sì, anche di donne, però tipo la collaborazione con i Technogod riguarda anche questo. Sperimentiamo dal punto di vista musicale e prendiamo da noi stesse e l'energia che poi mettiamo nei pezzi sentirai fra poco. E infatti sentirei fra pochissimo, mi è piaciuta molto questa cosa, soprattutto siamo delle musiciste, delle bravissime musiciste, a voi le Mumble Rumble. Applauso, applausone! E l'Indiana! Ma sempre me, ma sempre io la figura di schiena. Vabbè. We'll be right back.
Stronger, I'll say, the cyclone.
Humble. Bene. Brave, grazie, grazie tante. Allora, questo disco ha dei pezzi sia in italiano che in inglese, addirittura uno in russo. Quindi non siete scesi al compromesso che purtroppo molte band fanno oggi di cantare in italiano pur di avere un disco o firmare un contratto. Com'è andata? Beh, innanzitutto parte sempre dalla sala prove, da dove nascono i pezzi. Ci sono pezzi che nascono in inglese, in italiano, e altri come questo che Alyosha è nato in russo perché aveva delle sonorità che richiamavano un po', insomma, la musica folcloristica russa. E poi noi non ci limitiamo a suonare in italiano, neanche come generi, spaziamo, e quindi noi siamo aperte a tutto, cioè a tutti i generi musicali, a tutte le lingue che chiaramente ci consentono. Che a voi piacciono, che comunque magari è una cosa spontanea, quella che ha, esatto, più assonanza. Nasce in sala prove, non è una cosa che ci poniamo, cioè una cosa immediata. Benissimo, allora ricordiamo queste date velocemente. 13 livello 57, 14 Special Market, quindi a Bologna. Special Market Bologna, 14 Left Modena. Benissimo, allora grazie alle Mumble Rumble, e poi restate ancora con noi, grandi amici. Grazie, in bocca al lupo, ciao. Crazy time, crazy time. Prima di passare la parola a Telemonte Pecora, ringraziamo Magnetica Attrattive, un trio padovano che ha realizzato questa serie di immagini come intervallo. Per loro dovrebbe essere un segno automatico, mesmerico, dove le insistite ripetizioni infondono un ritmo acquatico e sonnambolico alla visione. Fotogrammi esistenziali intessano un racconto di cui sono protagonisti immagini evocanti, l'inconscio televisivo presente e sedimentato, creando suggestioni che si propagano per contagio unite ad una forma d'avvolgente ipnosi. Capito? Fantime questa settimana è dedicato a Badge. Cos'è Badge? È una fanzine dedicato al maestro del Fender Stratocaster, al maestro del Gibson Les Paul, suona chitarra, lui si chiama Eric Clapton, e incontriamo Mr. Danilo Landi della fanzine Badge. Eric Clapton lo conosco non personalmente, ma perlomeno come fan da molto tempo, avendo suonato il basso elettrico a 13 anni, per cui già da allora avevo, diciamo, questo mito di questo chitarrista che per me rappresentava, diciamo, l'esempio da seguire, se non altro, diciamo, come mito. Cercando di fare un lavoro un po' globale, nel senso che cerco di riproporre anche l'immagine che aveva Eric Clapton nel passato, quanto che molte persone, anche quelli che magari hanno 18-19 anni, sono più avvicinati a lui per il periodo attuale, cioè magari anche sono venuti a conoscenza di Clapton anche proprio per la questione della Lori del Santo e più per i suoi meriti chitarristici, diciamo. E appunto io sto cercando anche di far conoscere Clapton come era prima, perché aveva dei meriti che sono senz'altro innegabili, basta vedere tutta la schiera di chitarristi che sono nati dopo.